Benvenuti in questo tutorial di Arcadia e ci soffermiamo in particolar modo come si può inserire appunto un oggetto scala. Dal menu Architettura qui abbiamo la funzione di inserimento scala con piano, scala rampa, scala spirale, spirale per tre punti. Quindi ci sono diverse modalità di inserimento di una scala. Dal disegno DVG di base che ho preso in riferimento abbiamo questa tipologia di scala rappresentativa più o meno del disegno, dove io posso quindi inserire una rampa, un piano rialzato e poi un'altra rampa. Ci sono vari modi per poter inserire queste tipologie di oggetti. Posso anche cercare in qualche modo di andare a personalizzare l'elemento oggetto, quindi inserendo singolarmente quello che è un elemento di rappresentazione, utilizzando anche solido per punti. Quindi io vado a crearmi il singolo elemento del gradino o del piano di riferimento. Però oggi vedremo in particolar modo le funzioni un po' automatizzate. Quindi in particolar modo vedremo quella con scala con piano. La rampa, diciamo questa qui è una semplice rampa dove io mi dà la possibilità quindi di inserire, considerando l'altezza automatica del mio piano, quindi lui prende in riferimento l'altezza del piano 0, quindi che è 3 metri, e oppure potrei anche impostare un'altezza utente. Infatti qui si disattiva quella che è poi mi dà la possibilità appunto di poter modificare. E poi qui abbiamo appunto dei vincoli di inserimento lato destro e sinistro. In particolar modo quindi vediamo come si procede. Quindi innanzitutto vado a inserire, mi aiutano quindi quello che sono gli snap CAD, la lunghezza. Quindi proviamo, quindi vado lunghezza, larghezza. Poi posso andare a inserire il vincolo di inserimento, ok? In questo caso, se io vado a dare il lato destro, lui mi vincola a destra, se vado a dare il lato sinistro, mi vincola a sinistra. In questo caso dovrei tornare indietro. E quindi con la freccia indietro posso fare un passo indietro di inserimento e vado a dare questa tipologia di rampa. Ok, tasto destro confermo e qui ho la rappresentazione della rampa in questo modo. Questo qui è un esempio. Vediamo un attimo che vi disattivo anche quello che è il solaio, così si può vedere meglio il soffitto, in particolare del piano della vista 3D, così vediamo anche meglio. Ok, questo qui è un esempio di rampa che vado a inserire. Allarghiamo un pochettino la finestra, così mi dà la possibilità di poter rappresentare meglio. Ovviamente io ho spento il solaio, ma se vedete, se io vado a inserire il soffitto, lui si integra bene con l'ultimo gradino all'interno del solaio. Potrei andare anche nelle proprietà della scala della rampa, doppio clic, e quindi andare a gestire quelli che sono i livelli di riferimento della rampa. Ovviamente lui l'ha presa in automatico dal piano di riferimento. Posso scegliere, quindi mi ha calcolato in automatico le alzate, la larghezza delle alzate, però posso appunto fare una serie di informazioni. Addirittura potrei andare a disattivare queste funzionalità per poter dare poi le informazioni include montante, quindi andare a gestire quella che è la pedata e il montante, sia parte superiore che inferiore, quindi a chiudere altezza montante inferiore, a scendere verso il basso o verso l'alto. Quindi mi dà tutta una serie di funzionalità. Andiamo a vedere però come, ovviamente, quando io vado a inserire una scala, mi crea anche l'apertura automatica all'interno del soffitto. Infatti, se abbiamo visto nel tridimensionale, abbiamo visto che mi ha bucato anche quello che è il soffitto. Nel momento in cui però adesso vado di nuovo sul livello di disegno, livello 0, vado a cancellare la mia rampa, l'ho cancellata, ok? E adesso procediamo a fare quell'altro tipo di rampa che è
la rampa con piano. La procedura è uguale, identica, la differenza è che io posso andarmi a inserire il punto di inserimento della rampa, la larghezza, poi c'è il piano e poi continua eventualmente o mi fermo o continuo con un'altra rampa e quindi tasto destro confermo. Questo è l'altro metodo di inserimento di una rampa. Ovviamente bisogna cercare di un attimo di inserire meglio con quello che è lo snap, però questo è un altro metodo di inserimento. Se vado a chiudere con il soffitto, vediamo, questa è la rappresentazione della mia rampa. Potevo anche gestirla in un altro modo, come abbiamo detto, potevo fare anche degli elementi singoli in modo da strutturare al meglio quello che è la rappresentazione della rampa. Però questa funzione solido per punti la sfrutteremo meglio nella creazione di un oggetto vero e proprio. Torniamo indietro, eventualmente una volta inserita la rampa, c'era anche l'altro metodo della rampa, che va bene, la rampa questa qui è una pedana a tutti gli effetti, con una pendenza, però quello che è interessante è anche la scala a chiocciola, la scala spirale. In questo caso mi chiede di inserire il punto di inserimento, il centro, poi la larghezza del raggio, quindi, e poi lo spessore delle rampa, la larghezza della rampa e poi la direzione. In questo modo mi permette di andare a generare, vedete qui, una rampa a chiocciola. Non so se si vede più o meno bene. Cerchiamo un attimo di entrare all'interno del piano, del livello, così vediamo la rappresentazione a tutti gli effetti della mia rampa, della mia scala a chiocciola. Ovviamente anche in questo caso posso andare nelle proprietà e quindi andare a scegliere quelle che sono, posso inserire un pilastro, una includere almeno la zata, cioè posso scegliere e parametrizzare quelle che sono le varie tipologie della scala a chiocciola. Ovviamente questo poi bisogna lavorarci un pochino, giocare un po' sui vari valori e poter dare appunto quello che è proprietà del pilastro, quindi posso, come voglio andarlo, la superficie, il tipo, il colore, vabbè, queste qua sono altezza della zata, larghezza e lunghezza della pedata. Anche in questo caso posso aggiungere un montante, vedete, cioè poi lo posso scendere, abbassare, insomma allungare in modo che mi dà, permette quindi di poter dare delle informazioni sulla scala a chiocciola. E abbiamo visto quindi i vari riferimenti, i vari metodi, punto di inserimento di una scala.